andata piuttosto bene, aspettavo qualcosa di peggio, diciamo. Io ho fatto la prova alla C2 e testo argomentativo molto semplice, in realtà molto tranquillo, rispetto a magari chi ha fatto la poesia e l'analisi del testo, diciamo, molto più facile. Vi aspettavate Quasimodo? No, in realtà non avevo aspettative, sinceramente io il testo poetico l'avrei escluso a prescindere. Non mi aspettavo Pierangela al testo argomentativo, quello no. Aspettavo magari l'evoluzione tecnologica, rivoluzioni, però la guerra, non lo so, mi aspettavo altre tipologie di tracce, sì, sinceramente. Emozione alle 8:30. Emozione sì, parecchia, però durante la prova abbiamo realizzato che comunque è piuttosto fattibile, quindi eravamo abbastanza rilassati. Per il liceo musicale, seconda prova, quale sarà? Teoria, analisi e composizione. Consiste o in una composizione di un brano o nell'analisi di un brano. Vedremo. Sensazioni, niente di che. Sinceramente, cioè non è che ho ansia, queste cose qui. La scelta perché mi sembrava semplicemente un po' più facile delle altre. Cosa? Ho fatto la B2, che consiste nella comprensione del testo grazie ad alcune domande e alla produzione di un testo argomentativo dove uno esprime il proprio parere. Quasimodo non era atteso. Quasimodo, io conosco solo il Gobbo di Notre Dame che si chiama così, quindi. Le ore prima di questo giorno come le hai trascorse? Beh. Ansia, attesa, paura. No, pensavo solo che comunque stamattina credo di aver avuto la febbre dopo 6 anni, quindi stavo pensando più che altro che stavo sudando a freddo. Siccome a noi è uscita come seconda materia teoria, analisi e composizione, io spero che esca analisi invece che armonia, perché mi sento più sicura, pure perché abbiamo fatto la simulazione a scuola riguardo analisi, sono andata anche molto bene, quindi spero quello. Il tuo sogno per il futuro? Diventare violoncellista in un'orchestra, comunque suonare nelle orchestre anche abbastanza importanti. Era un testo da un articolo di Piero Angela e dovevi rispondere a delle domande facendo un testo coeso in modo che risultasse di senso compiuto, insomma. Sensazioni e anche la tua scelta. Io ho scelto la tipologia C1, sarebbe un testo espositivo argomentativo, quindi diciamo, dai delle tue opinioni e in più argomenti ciò che c'era scritto, in questo caso l'esame di maturità di una lettera che era stata spedita al ministro dell'istruzione. Sensazioni positive per il momento. Ieri sera com'è andata? Come l'avete vissuta? Con ansia, paura, voglia comunque di togliervi magari questo appuntamento il prima possibile? Ah sì, quello sicuro, però siamo tranquilli. Domani? Domani matematica sarà un bel problema, ma risolveremo anche questa, insomma. Speriamo. Ho scelto la C2, testo argomentativo. È andata meglio del previsto? Sì, in realtà sì, mi aspettavo tracce molto più difficili. Ok, domani che prova avete? Domani ho danza, che praticamente si struttura con una prova pratica all'inizio e poi c'è quella teorica che è collegata alla storia della danza. Questa notte prima degli esami come l'hai vissuta? Qui in convitto insieme alle altre abbiamo cantato la canzone e siamo andate a dormire. Sensazioni comunque di questo primo giorno sono positive. Sì, dai, siamo positive, sì. Commissione si è comportata bene? Molto, molto, anche molto gentili, molto carini. Pensavo assolutamente di no, da come mi avevano descritto, però invece sì, sono molto bravi. È andata bene, suppongo, anche perché comunque siamo stati preparati dal terzo a fare prove di questo genere. Ho scelto la B3, quindi il testo di Oriana Fallaci, perché è quello che, insomma, sono riuscita a comprendere di più. Però neanche il testo di Angela era difficile, sinceramente. L'emozione di ieri sera come l'hai vissuta? Con ansia, paura o con voglia comunque di arrivare a questo Sono giorno? stata anche abbastanza tranquilla, a dire il vero, perché essendo che ci siamo preparati, sì, insomma, dal terzo l'ho trovato parecchio facile, quindi sono stata tranquilla. Hai concluso anche presto. Sì, infatti sono stata un po' preoccupata per le mie argomentazioni, però anche il professore mi ha messo parecchia calma, quindi è stato d'aiuto. Domani, seconda prova, cosa avrete? Inglese. Quindi anche inglese mi rende parecchio tranquilla, anche perché appunto faccio un linguistico, mi sono preparata a fare insomma anche la seconda prova.